Bentornati, regà, qua è Savix che vi parla. Allora, ragazzi, oggi car to car, after patch del car to car, ragazzi. Non è massivo, è facilissimo, però, ragazzi, è una cosa allucinante. Quindi iniziamo dai requisiti: ci servirà LS Auto Raduno, ragazzi. Dopodiché ci servirà un garage con all'interno i veicoli che vogliamo montare, ragazzi, e li dobbiamo distruggere, regà, così poi li richiameremo dall'assicurazione. E dopodiché un amico che ci dia una mano. E adesso sigla. Ti serve un account moddato, ti servono aggiunte su Xbox o vuoi dei completi moddati, non esita a contattarmi. Iscriviti a tutti i miei gruppi Telegram, Next Gen e All Gen, raga. E se siete giocatori di PlayStation, trovate in descrizione gruppi anche per PlayStation, ragazzi. Iscrivetevi a tutti i miei social e attivate la campanellina del mio canale YouTube. E adesso al nuovo video. Quindi, raga, una volta arrivati all'autoraduno con il nostro amico, con il veicolo, ragazzi, da cui vogliamo prendere le modifiche, io userò questo veicolo qua. A questo punto gli diciamo al nostro amico di avviare la gara sprint dal menu interazione, ragazzi, questa qua, in questo modo qua. Quindi a questo punto, quando il nostro amico ha avviato l'attività, ci arriverà questa notifica. Noi accettiamo la notifica, accettiamo il messaggio, ragazzi, e partirà la gara sprint. A questo punto non ci resta altro che salire sui veicoli tutte e due, regà, e aspettare che passa il tempo e aspettare che si avvia la gara sprint. Adesso, regà, non vi resta altro che tenere premuto Y o triangolo e respawnare. A questo punto, una volta che saremo respawnati, dovremo dirigerci in questo punto della mappa dove potremo buttarci in acqua, ragazzi. Adesso chiamiamo la Morse Mutual, quindi l'assicurazione, regà, per andare a richiedere il veicolo che vogliamo moddare. Io avevo distrutto, come ho detto all'inizio del video, la nuova Brioso, ragazzi, quindi mi butto in acqua, cammino nell'acqua, ragazzi, finché non si distruggerà il veicolo. Non avete l'ansia perché è facilissimo. Come ben vedete, io cazzeggio nell'acqua. Quando mi fa questa schermata, ragazzi, spammo il tasto A o X se giocate da play. E sbadabam, regà, avremmo moddato il veicolo veloce veloce, facile facile. Adesso, per salvare il veicolo, semplicemente gli dite al vostro amico di quittare la sessione, così fate prima, poi lo rinvitate se volete continuare a moddare, e a quel punto potrete andare tranquillamente all'interno di Los Santos Custom e fare le modifiche che volete, e quindi salvare il vostro veicolo. Io spero che i video miei vi piacciono, regà, lasciate un like, lasciate un commento, supportate Xavix, condividete i miei video da tutte le parti, in modo tale da far crescere questo canale e far condividere sempre più video. Bella, regà, alla prossima!